Ladies and gentlemen, welcome to the 9th Florence Biennale. As you know, also this year, the exhibition is held under the high patronage of the President of the Italian Republic and the Italian Ministry of Culture. Le emozioni si possono intuire nelle opere che hanno esposto. Opere di grandissimo pregio, secondo me, e di una qualità superiore a livello mondiale. Auguro a tutti il successo che sicuramente meritano. Les damos la bienvenida y les comunicamos que estamos realmente orgullosos de todo el esfuerzo que han realizado y el trabajo de tantissima qualità che vemos expuestos en nuestros muros. A questa manifestazione che ormai si protrae da quasi 20 anni, e ritrovarci ancora una volta qui è una grande soddisfazione per noi, perché l'arte è l'unica cosa che accomuna gli artisti e accomuna le persone in un messaggio di pace. Il mio ruolo di direttore quest'anno è stato molto difficile, perché come diceva appunto il vicepresidente, sono stati periodi molto duri anche a livello internazionale, però io quello che devo veramente fare prima di ogni cosa è ringraziare veramente tutte le persone che hanno collaborato con noi, e per questo vi chiedo un applauso, perché hanno veramente permesso di essere qui a tutti noi oggi. Credo che forse avesse ragione Leonardo. Ancora a Firenze, Leonardo da Vinci, in quell'opera straordinaria, per esempio, non finita, che è l'Adorazione dei Magi, che vi assicuro è un manifesto storico, è la sintesi di quello che è significato il nuovo mondo con l'avvento del Cristo, e in una chiave molto simbolica, nella folla degli adoranti dell'avvento di questo bimbo c'è anche una coppia straordinaria che sono Dante e Virgilio. In questo straordinario quadro quest'uomo rende visibile che cos'è lo sguardo, a cosa porta il saper vedere che lui stesso dichiarava. E Leonardo dice: lo sguardo è energia visibile, energia, e modifica il mondo. E questo credo sia, in buona sintesi, sempre la sfida dell'arte, anche in questa occasione, per la quale noi dobbiamo ringraziare ancora gli artisti. Io ero qua con voi esattamente 2 anni fa, in occasione della 8ª edizione della Biennale dell'Arte Contemporanea, e devo dire, dopo aver ascoltato la bellissima presentazione del vostro direttore artistico, credo di poter dire che davvero l'edizione di quest'anno è fortemente rinnovata, molto più bella, molto più ampia di quelle precedenti. We are very happy to host and have here the Florence Biennale again and have all the artists here present. Thank you very much. Thank you.
meraviglioso vedere come, come tanta gente produce delle cose apparentemente inutili se non per lo spirito, e invece a queste cose è attaccato con un amore straordinario. Vuol dire che c'è un mondo, che c'è ancora un mondo che, a prescindere da qualsiasi tipo di valutazione economica, vuole riaffermarsi come, come un mondo che prende le distanze dalle banalità e cerca in qualche modo il mistero, cerca in qualche modo di raggiungere il cuore della gente. Public personality, public artist. There's nobody like Orozco, because Orozco, and we will talk about this, had the courage to use art as the way to criticize society openly, directly. If one were to wait to possess the absolute truth, one would become a fool or a mute. The creative impulse would be stopped.
the world will stop on its march. Thank you very much. Muchas gracias. C'est le temps humain, héroïque, magique et frêle de la dissolution. C'est le temps gamin qui nous tient par les deux mains et nous indique tous les jours le chemin du retour et nous révèle l'émanation. C'est le temps où on est tous orphelins de l'infini et où il nous faut vouloir apprendre à bien visualiser la vie, qu'il ne faut absolument pas confondre avec le monde qui s'effondre. C'est le temps jouissif et unique de l'improvisation herméneutique et psychophilosophique de l'âme déchaînée qui nous intime éthico-esthético-poétiquement l'ordre de nous élever constamment dans la recherche de la vérité témoignable. C'est le temps de l'art. Thank you.
Vincent van Gogh. When you think about like the famous masters of art, the great recognized artists, who of them is closer to the experience of an average painter than Van Gogh? And I'm not talking about just about the talent. I'm talking about the social recognition. And so Van Gogh never sold a painting. I think he sold one or two paintings his entire career while he was alive. And all his career is defined by great struggle, by great loneliness. And I find it remarkable that in spite of so much against him, he could continue to work and to produce some of the greatest art the world has ever seen. Thank you.
Bene, io procederei a questo punto con il nominare quelli che sono i membri della giuria internazionale che compone quest'anno, composta quest'anno per la Biennale di Firenze. Li pregherei appunto di alzarsi. Prima di tutti Gregorio Luche. Erbi Bashkaran. Son nuestros miembros del jurado de la Biennale. Mati Roca. Members of the International Jury. Il presidente Pasquale Celona. Elsa Heisenberg. Francesco Buranelli. Dominique Bachelet. E ovviamente Rolando Bellini. Devo anche ringraziare, e lo faccio in questa occasione, mi perdonerete per se mi dilungo, anche i componenti dell'organizzazione che hanno permesso a tutti voi di essere qui oggi e di poter partecipare a questa manifestazione. E François Zil, Melanie Zefferino, Cristina Monti, Giulia Coli, Francesca Politi, Giovanni Cordoni, Luca Esposito. Un ringraziamento davvero speciale va, e le pregherei anche a loro di alzarsi, a Angelina Herrera, che è la coordinatrice. E a Lilia Lamas, che è la curatrice della manifestazione. Devo anche ringraziare Virginia Sobrino per lo splendido lavoro fatto, Veronica Iodice, Sara Klauer, Libby Coel, Liliana Hari e Liz Moran e tutte le ragazze dello staff che hanno contribuito alla vostra, al vostro soggiorno dentro la Biennale. Thank you.
Eppure la presenza internazionale ha dato ragione a questa manifestazione, perché artisti da tutto il mondo, dall'Asia all'America, all'Europa, si sono incontrati e hanno dialogato nel segno dell'arte, nel segno del futuro. So there are lots of variety. This year it's called Ethics of Art, and definitely it's a new dimension, and we look forward for many more different kinds of art activities to come into Florence Biennale. But as the president, Mr. Celloni, said, it doesn't mean that the artists who didn't get any prize aren't good. And for us, member of the jury, it's sometimes extremely difficult and sad not to give prizes to many artists who deserve it. Todas las obras que están aquí expuestas tienen un significado diferente, aunque tengan la misma comunicación en un momento dado, pero real es que este momento se abren todas las oportunidades de técnicas de pintura, de escultura, de todas las que ustedes se imaginan, están aquí envueltas. Quest'anno siamo molto soddisfatti del risultato, di tutti gli artisti e della qualità delle opere esposte. La giuria ha fatto un lavoro eccezionale nella premiazione finale degli artisti, e siamo molto soddisfatti anche per quello che riguarda il pubblico partecipante. A Biennale di Florença é uma oportunidade, é um desafio para o encontro das artes, dos artistas, num momento tão difícil em que se abre nessa cidade de luz histórica e luz natural, ética e o DNA da arte.